Siamo qui al Museo Archeologico di Tarquinia, è una bella giornata come potete anche vedere, per un evento importante. Un evento importante perché oggi il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo, l'onorevole avvocato Dario Franceschini, inaugurerà una sala dedicata al Mitra tauroctono. Mitra è una divinità che viene dall'Oriente, fatta propria pure a suo tempo dai Greci e poi dai Romani. E per quanto riguarda questo gruppo marmoreo, perché Mitra che piega un toro, poi come al solito questi gruppi marmori purtroppo sono acefali, la testa manca sempre, abbiamo qui con noi una super esperta della materia, la dottoressa Ether Gabrielli. La prima domanda che le faccio, gliela faccio anche volentieri, che avrò sicuramente una risposta non esperta vera, che girano esperti non tanto veri. La situazione dei musei del Lazio, questo strutturalmente è un bel museo, siamo a Tarquinia, un museo anche piuttosto curato. La situazione del museo del Lazio, c'è stato un forte implemento di visitatori, questi sono i dati che mi arrivano anche dai colleghi dell'ufficio stampa del MIBAC, però c'è anche una situazione purtroppo che anche lei ha ereditato, strutturale. Alcuni musei forse hanno... Io mi ricordo una cosa molto bella, lei si era appena insediata al Museo Archeologico Cerite a Cerveteri, ci fu un piccolo distacco all'ingresso e dopo poche ore e tutti dissero questo è merito. Ma guardi, bisogna, per tenere bene i musei, per farli funzionare, bisogna innanzitutto esercitare una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria. È quello su cui noi stiamo lavorando dall'istituzione del Polo Museale del Lazio, proprio per curare quegli aspetti della vita quotidiana di un museo che vanno appunto dalle manutenzioni, la pulizia, la qualità dell'accoglienza, che sembrano cose trascurabili ma invece sono quelle a cui tutti noi, io per prima, faccio attenzione quando entro in un museo. Di queste cose non vale nemmeno parlare con la stampa, bisogna farle e basta. Questa è una cosa più che giusta, che io almeno condivido totalmente. Ci sono altri aspetti. Voi avete in genere, io ho frequentato e ne frequento di musei, anche perché mi occupo sempre di cultura, da sempre, un personale ottimo, ottimo, professionale. Io questo non lo so, me lo dica lei, ci sono corsi di aggiornamento mirati, anche corsi di lingue ad esempio, perché chiaramente il turismo è la prima industria nazionale, come giustamente dice il Ministro Franceschini. Guardi, quest'anno, inaugurando il nuovo anno, io ho detto al mio personale che sarebbe stato proprio l'anno della formazione. Ci sono dei corsi, noi abbiamo la possibilità di richiederli al nostro ministero e sono, come lei dice, un elemento fondamentale perché rende il personale sempre più capace di rispondere alle esigenze dei musei, che sono quelle di parlare al pubblico. Un museo senza pubblico non è un museo e quindi noi per fare questo dobbiamo giustamente puntare sulla formazione. Adesso è una domanda più specifica sull'oggi. Il Mitra, questo gruppo del Mitra tauroctono, a che epoca può risalire o risale? In genere si danno delle epoche insomma abbastanza flottanti. Ma guardi, qui l'hanno studiato tanti archeologi preparati e quindi io lascio a loro la parola, quello che, perché anche in è importante riconoscere la specificità degli studi. Questo è un progetto a cui io tengo molto perché qui hanno lavorato appunto tante professionalità. Buonasera, l'evento l'abbiamo già ampiamente illustrato sia con lo soprintendente museale Gabrielli che con lo soprintendente archeologia del Lazio dell'Etruria Meridionale. Siamo qui col sindaco, col primo cittadino di questa bellissima città che è Tarquinia, sindaco Mazzola, che molti dicono a Tarquinia purtroppo non si può ricandidare, ma questo è un altro argomento, ha finito le due consigliature. Sì. Senta, è un evento importante perché l'oggetto è importante, il gruppo è estremamente importante per Tarquinia, noi siamo orgogliosi di ricevere questa bella scultura e ringrazio il ministro, ma i carabinieri, la sovrintendenza perché ci sta aiutando ad avere ospite a Tarquinia questa bella manifestazione. Io spero che attiri tantissimi turistici da tutto il mondo e per il bene della città, della cultura, del turismo e dell'economia. È una sinergia importante, ci sono molti enti legati a questa situazione. La sinergia che ha auspicato fin dal suo insediamento il ministro Franceschini, noi siamo sempre al MIBAT, alle sue conferenze, l'ha sempre detto.
Ma io sono stato uno di quelli che ha sempre lavorato per una sinergia e collaborazione con tutti, e ci siamo riusciti e sono contentissimo di questo. Sono una persona felice culturalmente, mi occupo sempre di cultura. Perché? Perché riesce a coinvolgere, che non è facile, le nostre università nella parte migliore, nelle accezioni migliori. Ad esempio, le cosiddette tombe dei re a Tarquinia, c'è l'università di Torino, se non erro. Poi a Vucci ci sono altri atenei impegnati. Adesso sento questa cosa di Verona e mi fa solo che piacere. Le volevo chiedere, questo un archeologo come lei, di grande spessore, il gruppo, che datazione hanno dato di questo gruppo? Allora, la fattura e il contesto. La fattura ci riporta al secondo secolo d.C., quindi uno dei più antichi gruppi scultori. Noi abbiamo un confronto proveniente da Vulci, che è un gruppo scultore a tutto tondo, che però si data al terzo. Quindi la fattura, l'uso scarso del trapano corrente ci riporta nel regno di Antonino Pio. E probabilmente il marmo è un marmo o greco dell'Asia Minore o delle isole o dell'Asia Minore, quindi sono ancora in corso le analisi sul marmo. Sì, esattamente. E devo dire, ecco, tra l'altro oggi si compie anche una felice sinergia tra la soprintendenza, la Fondazione Etruria Mater, che con la quale la soprintendenza aveva avviato anche un rapporto di collaborazione, ed Enel, che ha finanziato l'allestimento della sala del Mitra. Questo rientra in quello che lei ha detto subito: restituire questi capolavori ai luoghi d'origine. Certo. Le opere devono tornare nei luoghi in cui erano. Questa è una scelta che abbiamo fatto in modo molto rigido in questi anni, il fatto che il Dio Mitra torni a Tarquinia sta esattamente in questa logica.